Stavamo dicendo dunque che l'immagine della pietra è Gesù stesso che la applica a sé in questa parabola. Naturalmente il salmo da cui prende, questa è la citazione di un salmo nella parabola. Il salmo è un salmo molto interessante perché Gerusalemme viene assediata da più eserciti coagulati insieme e l'esercito ebraico è guidato da un generale che era ritenuto una soca quando era ragazzino. E quando lui, con l'esercito vittorioso, si presenta al Tempio per ringraziare Dio per la vittoria ottenuta, allora c'è tutto il popolo nell'enorme spianata, lui entra con l'esercito e sulle porte del Tempio sono schierati i preti, che erano i professori di allora. E quando lui dice «Apritemi le porte della gloria», porte del Tempio, un prete esce fuori dal gruppo e indicando il generale dice queste parole. Sto qua che l'era su con e se diventa quel che il nega salvà. La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. E Gesù la applica a sé perché come il figlio della parabola viene fatto fuori, ma poi diventa la causa della distruzione dei vignaioli, così Gesù verrà ucciso, ma questa morte sua diventerà invece un momento fondamentale per l'umanità, cioè la morte si può vincere. Dunque la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. E Gesù continua. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Questa è una profezia di minaccia. Fatto sta che poi verrà fuori l'assedio di Gerusalemme con tutti gli annessi e connessi. E poi il versetto 44, parlo sempre del Vangelo di Matteo, ha questa frase che tornerà fuori nella lettera di Pietro che stiamo leggendo. Il che vuol dire che l'autore della lettera di Pietro conosceva bene il Vangelo di Matteo. Perché questa frase, chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà, e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato, non si trova in tutti e tre i sinottici. Ora, se la seconda lettera di Pietro conosce il Vangelo di Matteo, e il Vangelo di Matteo è stato pubblicato nell'85, la prima lettera di Pietro è successiva all'85. Ovvio, e quindi non è di Pietro perché Pietro muore nel 64. Capite? Poi arriva il biblista che tranquillo dice la prima lettera di Pietro non è di Pietro. E i fedeli cosa fanno? Prendono pomodori, carote, verze, zun 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 zun. Queste sono cose quotidiane. Per noi orientalisti fare questi esami è una cosa de comuni. È come per il medico guardare la gola, apri la gola, sì, e poi ti dà l'antibiotico. Per noi è la stessa cosa. Bene, il nostro amico dunque in questo blocco letterario tocca questo argomento, Gesù pietra viva, cristiani pietre vive. Ed è interessante, perché qui, avvicinandovi a Lui, facendo cioè quel percorso di crescita che ti identifica con Lui, pietra rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruite anche voi
Cioè voi siete già risorti come lui. Questo sta dicendo. Solo che progressivamente ne prendete consapevolezza. E mentre prendete consapevolezza, allora vi accorgete di essere una comunità, una casa. Oikia è una casa. Dove lo spirito guida i rapporti. Anche questa dicitura, io prima vi dicevo, guardate, noi siamo una comunità guidata dallo Spirito perché i carismi sono doni dello Spirito. Ma c'è anche un'altra cosa da dire che non dobbiamo dimenticare. E questa la troviamo nella lettera ai Romani, al capitolo 8, quando Paolo dice: voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Vi è chiaro fin qua? Ma poi dice anche un'altra cosa. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Allora, quando noi leggiamo nella lettera di Pietro: voi siete pietre vive, e che accidenti vuol dire? Perché siete costruiti anche voi come un edificio che risponde ai criteri dello Spirito. E rispondere ai criteri dello Spirito vuol dire, da una parte, carismi, quindi io non sono uno che sta accanto a te perché tu sei simpatico, e tu non stai accanto a me perché io sono simpatico, ma perché tu hai dei carismi che sono a mio servizio, e io ho dei carismi che sono a tuo servizio. Capite la logica? E quindi, quando si parla di amore cristiano, non si sta parlando di bacetti, si sta parlando di questa scelta di fede dove tu vedi nell'altro l'opera dello Spirito e l'altro vede in te l'opera dello Spirito. Naturalmente quest'opera è appannata perché nessuno di noi è santo, inteso in senso moderno, e quindi tutti questi doni purtroppo sono mescolati anche a difetti, limiti e compagnia bella. Nonostante tutto questo, noi restiamo sempre pietre vive, cioè persone già risorte, e quindi in una comunità che vive secondo una determinata logica che non è quella del mondo. Potere, sgambetto, fregatura, io primo, tu dopo. Dagli uffici ai consigli comunali, provinciali adesso non più o quasi, regionali e senato o Parlamento, la fregatura è la legge. Se io faccio lo sgambetto a te, io passo. No. Nel mondo cristiano questa non è la logica. Non dovrebbe essere. Non è la logica. Perché noi formiamo questo gruppo dove per fede tu mi sei prezioso? Dove per fede io sono prezioso a te? Perché capisco che Dio ha dato a te delle cose di cui io ho bisogno, e Dio ha dato a me delle cose di cui tu hai bisogno. E quindi l'essere noi stessi, io sono me stesso, e nel momento in cui io ho cura di me stesso, io faccio del bene a te. Capite? Allora provate a ripescare il principio del cristianesimo: ama il prossimo tuo. Non dimenticatelo mai, perché se manca l'amore a se stessi, noi non maturiamo ciò che siamo, ciò che lo Spirito vuole che noi siamo. Ma se io non maturo in me, tu non maturi in te,
Accidenti, le qualità che hai non servi né a te né agli altri. Capisci perché devi amarti? E amarsi in questo caso non è un egoismo, guarda, è un servizio. Sì? Abbiamo tirato su, abbiamo fatto un po' di apocalissi. Apocalipto vuol dire tirar su il velo della sposa e guardarla in faccia. Noi stiamo facendo, tra amici, questo lavoro con la scrittura. Stiamo tirando su il velo per capire cosa c'è sotto. Bene, dunque, noi siamo questa realtà, però con quale obiettivo? Sì, perché noi cominciamo a pregustare la resurrezione che è già dentro di noi. Questo è un primo obiettivo assoluto. Ma sotto il profilo operativo, che cosa comporta questo modo di pensare? Dice che questo modo di pensare serve ad esercitare un sacerdozio santo. Ora, ormai vi viene fuori per le orecchie il concetto di santo. Cosa vuol dire? Pieno di vita. Un sacerdozio pieno di vita. Ora, dietro alla parola sacerdozio c'è una parolaccia greca alla quale noi non siamo abituati. E adesso la vediamo subito. Eccola lì. Ierateuma. Questa parola greca dice una cosa splendida. Tu sei prete, ma mai da solo. Quindi tu singolarmente sei niente. Ma quando tu sei connesso all'altro, quando formi comunità dove due o più sono riuniti in nome mio, lì ci sono io, quando tu formi questo, il gruppo è sacerdotale. Fin qua vi è chiaro? Quindi non esiste il singolo cristiano sacerdote, è la comunità cristiana sacerdote. Voi dite, che accidenti vuol dire? Vuol dire che noi da soli siamo zero e se vogliamo essere un valore dobbiamo essere insieme agli altri. È lo stesso concetto che l'Antico Testamento attribuisce alla coppia. Il maschio vale zero e la donna da sola vale, ma essendo complementari, quando sono insieme sono due valori, quando non sono insieme sono due zeri. Quando sono insieme sono due valori. La logica che c'è dunque nella coppia, secondo il mondo biblico veterotestamentario, esiste nel Nuovo Testamento per il valore della persona. Tu sei battezzato, sì, tu appartieni al sacerdozio della comunità, non sei tu sacerdote. Vi è chiaro? Quindi uno diventa prete quando è gruppo. È un'altra cosa. Io sono non sacerdote. Chi è? Io sono presbitero. Perché nel Nuovo Testamento esiste un sacerdote solo. Gesù Cristo. L'ordine sacro mi dà la potestà di esercitare il potere di quel sacerdozio, che non è mio. Per questo il prete non può fare quello che vuole. Se il sacerdozio fosse mio, io andrei davanti allo specchio e direi, Don Renato, io ti assolvo nel nome del... No, devo andare da un altro prete. Perché il sacerdozio non è mio, sono amministratore per gli altri, non per me.
sono amministratore di tutto il sacerdozio di Cristo per gli altri, ma non per me. Voi non siete amministratori di tutto il sacerdozio di Cristo. Come gruppo, voi amministrate una parte del sacerdozio di Cristo. Se vogliamo tutto il sacerdozio di Cristo, allora ci deve essere il laico e il presbitero. Allora noi abbiamo tutto il sacerdozio. Adesso voi capite perché la teologia dice: se il sacerdote celebra, ci deve essere un laico. Perché la celebrazione è sempre data dalla totalità del sacerdozio di Cristo. Per cui, quando il prete nel canone della messa dice: ci hai ammesso a compiere il nostro servizio sacerdotale, non sta parlando di sé e basta. Sta parlando anche dell'assemblea. Perché la messa, anche se c'è un prete solo, è sempre concelebrata. Perché c'è l'assemblea e il presidente dell'assemblea. C'è il sacerdozio dei fedeli e il sacerdozio cosiddetto ordinato, che poi avete capito che non è un sacerdozio personale, è l'amministrazione del sacerdozio di Cristo. Dunque, perché esiste questo sacerdozio santo? L'obiettivo è per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Ma siamo sempre lì, spirituali, non vuol dire profumo, vuol dire secondo la logica dello spirito. Ora, quali sono questi sacrifici secondo la logica dello spirito? È un testo che abbiamo già visto altre volte. Paolo, nella lettera ai Romani, scrive: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, questo è il vostro culto. E di questo testo, perché questa è la parte più importante, noi abbiamo già fatto esegesi altre volte, sì? Tre persone hanno detto sì. Tutti gli altri mi hanno guardato fisso dicendo: oh, Don Renato. Allora, nessuna paura. Andiamo al greco. Naturalmente c'è qualcuno che dice: basta. Capitolo 12. Versetto 1-2. Perché vi sembrerà strano, ma il greco è più chiaro dell'italiano. Decisamente. Parakalon. Parakaleo, paraclasi, cioè esortazione. Vi esorto, non paraclito. Parakaleo, vi esorto, vi esorto, dunque, fratelli, diaton oitirmon tu seu. Chi conosce un minimo di greco sa che questo è genitivo plurale. Allora, posso accettare la traduzione misericordia? Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, tua nonna. Lì è scritto per le misericordie. Perché una persona fa esperienza nella propria vita di più interventi divini di misericordia, che non è solo il confessarsi, ma è quella luce che qualche volta abbiamo nel risolvere i problemi che ci capitano, alle volte è la forza interiore, alle volte è proprio quello che noi chiamiamo il miracolo secondo il modo. Cioè ci capitano delle cose che hanno una sequenza inaspettata e provvidenziale per noi. Capite che cosa sono le misericordie? Vi esorto, fratelli, per le misericordie di Dio,
parastesai, pro, porre, mettere davanti, offrire, tasomata, e noi traduciamo beotamente, non beatamente, beotamente corpi, e invece no. Abbiamo visto che quando Gesù dice le parole sul pane, dice tutto esti, questo è, to soma, singolare, mu, questo è il mio corpo. E poi al catechismo abbiamo imparato che non si tratta della ciccia o dello scheletro di Gesù, ma si tratta Cristo è presente realmente nell'Eucaristia in una parola sola, persone. Chiaro? Offrite dunque le vostre persone, imon, le persone di voi, come sisia zosan. Sisia è l'offerta sacrificale, la capra sgozzata che si mette sopra l'altare a bruciare, ma qui c'è una specie di contraddizione in termine, un ossimoro, sacrificio che dovrebbe, offerta che dovrebbe essere morta, la sisia, però no, zosan, vivente, zoo, vivere. L'offerta delle nostre persone diventa un atto di culto quando promuoviamo la vita nelle nostre persone. Sacrificio vivente. Cosa ci occorre per essere viventi? Quattro neuroni. Cosa occorre per essere viventi? Vivere, ma per vivere cosa ci occorre? La salute? Il sapere. Fatti non foste. Poi ti occorre l'affetto. Senza affetto non si vive. Bambino piccolo crepa se la mamma non lo ama. Sì, la salute, la conoscenza, l'affetto, anche. Quanta gente non accetta tutto questo perché gli manca e si uccide? La libertà, la libertà, la libertà. Siamo talmente abituati a vivere in una situazione di liberi che ci dimentichiamo che cosa significa essere liberi. Promuovere tutto questo in noi manca ancora un'altra cosa. Noi siamo esseri trascendenti. Viviamo nell'immanenza, nella storia, nel finito, ma siamo esseri trascendenti. Salute, cultura, affetto, riproduzione, diceva il nostro amico, libertà e trascendenza. Promuovere tutto questo dentro di noi significa compiere il nostro atto di culto verso Dio. Capite che questo culto non è stare in ginocchio a dire Padre nostro e Ave Maria. Questo è solo una parte del nostro culto e appartiene alla trascendenza. Ma prendere in mano un libro e imparare, anche questo è un atto di culto. Vivere in maniera positiva e corretta un rapporto affettivo è un atto di culto che facciamo a Dio.
promuovere la libertà, non volere nessun laccio o lacciuolo che ci condizioni, perché altrimenti poi il tuo giudizio non è più imparziale, la tua valutazione, le tue decisioni non sono più libere. Coltivare tutto questo vuol dire essere cristiani, santo cielo. Ho cercato in diversi vocabolari alla parola vita. Dici non le cose, ma comunque sei con te. Il vocabolario è importante. Però ricordatevi che non lo è. Vi faccio un esempio. Io ammiro una bellissima befelà con il sole che cala e i colori dell'inverno. Cosa vuol dire befelà? Paesaggio, probabilmente un tramonto, non vuol dire un bel niente perché l'ho inventata adesso questa parola. Ma l'ho messa dentro un contesto per cui voi avete in qualche maniera colto il concetto. E non c'è nessun vocabolario che dica che cos'è la befelà. Ecco perché i vocabolari sono utili, ma non servono a niente. Sono utili perché ci indirizzano verso il sema, il significato. Ma poi il significato è dato dall'uso. Ora, voi fate l'uso della vita. E per essere vivi, cos'è necessario? Poi il vocabolario dirà la sua parte, ma voi non rinunciate alla vostra esperienza. Siracide, capitolo 34, versetto 21 fino al 35, versetto 20. Leggerlo in ginocchio. 34-35 sono i capitoli. Quel testo lì, il sottoscritto, lo sogna anche di notte, perché ha dovuto studiarlo in latino, in siriaco, in greco e in ebraico. E quindi io ho la sinossi continua in testa, perché ho dovuto discutere questo testo con cinque grandi per diventare come loro. 2 ore. Una ricerca di 700 pagine. Sì, Anna Maria, sì. Il Siracide aveva già anticipato tutto questo. Qualcosa lo trovate anche nel libro di Daniele, qualcosa lo trovate anche nel libro della Sapienza, per cui il vero culto è la persona, chiuso. Ma attenzione, non chiusa in se stessa. Quindi promozione della vita in se stessi, a livello di tutte le dimensioni. Però, se notate, il testo dice che questa sisia, questo sacrificio deve essere anche agian, agios, santo. Sia santificato il tuo nome, tu Dio rendi contaminante di vita il tuo essere in mezzo a noi e nella storia. Agios vuol dire pieno di vita, ma anche contaminante di vita. Vuoi compiere il culto? Dici il rosario, va bene. Ma quando tu aiuti un bambino ad essere meno ignorante, tu hai compiuto un atto di culto. Quando hai consolato una persona, tu hai compiuto un atto di culto. Quando il medico aiuta a guarire, compie un atto di culto. Ci siete? E quando tu insegni i giovani ad amare in maniera
bella, armonica, corretta, stai compiendo un atto di culto? Non stai evitando una gravidanza. Stai compiendo un atto di culto. E quando tu lotti per la libertà, e lottare per la libertà non significa essere violenti, significa promuovere modi di pensare diversi. Allora quando l'altra persona è nell'urna, sa scegliere. Guardate che essere cristiani è un'avventura splendida. Noi l'abbiamo talmente rinsecchita, alle volte, per cui essere cristiani potrebbe anche fare schifo. Ma essere cristiani è tutto questo. Dunque, promuovi la vita in te, contamina di vita ciò che ti sta attorno. Questo è gradito a Dio. Un'offerta deve essere gradita, se no non serve a niente. Se voi prendete il capitolo 4 del libro della Genesi, si dice che Dio gradì Abele il suo sacrificio e non gradì Caino il suo sacrificio. Cioè, un sacrificio, un atto di culto, diventa obiettivamente completo quando da parte tua lo fai in un certo modo, ma anche quando il destinatario lo accoglie, perché se non lo accoglie, ciao. È una specie di recita teatrale, ma non è un atto di culto. E qui invece Paolo dice con chiarezza, quel culto spirituale che fa, cioè quel culto secondo lo spirito che compie la comunità, è questo. Dove voi notate che il personale, l'individuale, si intreccia con il sociale, il comunitario. Perché nel momento in cui io faccio esperienza nel promuovere la vita in me, so che cosa devo promuovere negli altri, in chi mi sta vicino. Per questo Paolo dice, deve essere un sacrificio vivente e santo. Non basta vivente. Occorre che sia anche santo, ma non può essere santo se non è vivente. Non posso contaminare di vita se prima non ho fatto io esperienza di cosa significa vita. Nel cristianesimo c'è continuamente questo entrare in sé e uscire da sé, prestare attenzione a sé e poi prestare attenzione all'altro. Prestare attenzione a sé e prestare attenzione all'altro. Prestare attenzione a sé. Bene. Uno può dire, beh, Don Renato, queste sono cose esterne. Fondamentalmente sono operatività, fra virgolette, tecniche. Paolo continua, e quando fate tutto questo, cosa sta sotto? Me schematizzasse to aioni tuto. Me è la negazione della volontà. Si schematizzasse, schema. Noi ragioniamo per schemi. E Paolo dice, non schematizzate la vostra mente secondo l'eone attuale. Secondo questo eone. Ma metà morf, morfè, forma. Metà morfè,
al di là della forma, ma trasfigurate. Anakei nosei. Voi dite, ma che parolacce? No! Il radicale kainō, kainē, nuovo. Anā kainōsei, super nuovo. Trasformate la vostra mente rinnovandola, rendendola cioè nuova, nuovo modo di pensare, nus. Questa è la mente. Dunque, voi dite, cosa vuol dire trasfigurare? Per capire cosa vuol dire metamorfeo, trasfigurare, vocabolario, dovete vederne l'uso. E al capitolo 9 di Marco voi trovate metamorfuzze. Gesù si trasfigurò. E la trasfigurazione è l'anticipo della risurrezione. E allora, ma trasfigurate la vostra mente, imparate a ragionare da risorti. Questo vuol dire rinnovare la capoccia. Costa difficile, e non è, sì, non è facile ragionare da risorti. Il risorto non ha bisogno di possedere. Ha già tutto. Il risorto non odia. Non ha ragione per farlo. Non è invidioso, non ha ragione per farlo. Non è geloso, non ha ragione per farlo. Ragionare da risorti vuol dire dare alle cose il valore che meritano, non di più ma non di meno. Noi invece, vivendo in questo mondo, qualche volta diamo alle cose un valore eccessivo rispetto al reale valore che hanno. O viceversa, le svalutiamo. È importante l'amicizia? Sì. Anche dopo morti l'avremo? Sì. Perché? Gesù è il modello di ciò che saremmo come risorti. Questa è la pietra d'angolo. Dietro a quella pietra d'angolo abbiamo scoperto questo sacerdozio per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Bene. L'ultima parte, ci bastano 3 minuti, se voi notate, riprende l'antitesi della prima, anti-ebraico. Allontanate dunque ogni genere di cattiveria, di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza. L'ultima parte non fa altro che amplificare quel concetto. Onore dunque a voi che credete. Chi sono quelli che non credono? Seguite il testo. Ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Vi ricordate Matteo? Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà e colui sulla quale essa cadrà verrà stritolato. A chi lo sta dicendo? Agli ebrei. Ci siete? Gesù sta parlando agli ebrei? Sì o sì? Sì. Bene, allora. Onore a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sansa d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. Chi sono questi che non credono? Gli ebrei.
Altrimenti tutto questo discorso non ha senso. Perché per i pagani non ha senso un discorso del genere. Invece per un ebreo questo ha significato. Ecco perché riprende il tema iniziale. A questo sono destinati. A che cosa? A non obbedire alla parola. Quando uno imposta la propria vita in una certa direzione, quella è la direzione. Perché se devono obbedire alla parola, devono cambiare. È il mistero della scelta umana. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, abbiamo già visto, nazione santa. Cosa sta dicendo? Anche qui, per uno che non è ebreo, è incomprensibile. Per comprenderlo, voi dovete leggere il capitolo 19 dell'Esodo. Quando Dio dice a Mosè, chiedi agli ebrei se vogliono essere tutto questo per me. E Dio dice, una nazione santa, un popolo che Dio si è conquistato e sacerdoti. Lo dice. Capitolo 19 del libro dell'Esodo. E gli ebrei rispondono, sì. E concludono l'alleanza. Nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui. Oh oh. Cosa vuol dire proclamare le opere mirabili di Lui? Semplicissimo. Questo vuol dire sacrificio vivente e santo. Questo vuol dire proclamare le opere mirabili di Lui, promuovere la vita in sé e promuovere la vita negli altri. Non vuol dire prendere il megafono e predicare tutto il giorno. Un tempo voi eravate non popolo. Si sta rivolgendo a pagano cristiani, perché gli ebrei sono popolo di Dio, lo erano e lo sono ancora oggi. Invece voi eravate non popolo, quindi eravate pagani, ora invece siete popolo di Dio, battezzati. Un tempo come pagani eravate esclusi dalla misericordia, invece adesso l'avete non solo. Siete inclusi nella misericordia, ma l'avete ottenuta. Questa misericordia, e finiamo subito, mi diverto, è un participio. Non avete ottenuto misericordia, e le menoi, e ottenenti misericordia. È una forma verbale greca lineare, cioè la ottenete continuamente. Capite che la traduzione ha impoverito il concetto greco, perché questo è un participio. Yes. Fine della trasmissione. Arrivederci, grazie.